stretching andremo a svolgere un esercizio di stretching per la colonna vertebrale chiamato torsione completa nel sedere dei pesci. Faremo due serie da 15 secondi per lato. Andiamo insieme all'esercizio. Ci posizioniamo sdraiati in questo modo, allarghiamo le braccia, giriamo le gambe da un lato e poi allunghiamo una gamba guardando dall'altro lato. Resteremo così 15 secondi. Poi torneremo al centro e alterneremo un lato con l'altro per due volte. Il secondo esercizio è un esercizio di mobilità. Andremo a mobilizzare il ginocchio facendo una flessione. Faremo due serie da 15 ripetizioni. Vediamo insieme l'esercizio. Mi giro, fletto il ginocchio con il piede a martello e poi lo riporto giù. Lo faremo per 15 volte. E poi alterneremo anche l'altro. Faremo 15 ripetizioni e ripeteremo l'esercizio due volte per gamba. Il secondo esercizio di mobilità consiste nel ricevere una palla o un oggetto da un aiutante che ci indicherà prima la parte del corpo da toccare e poi noi toccheremo rapidamente la parte del corpo che può essere la testa, la gamba, il ginocchio, il braccio e prenderemo subito la palla che lui ci lancerà dal centro, da destra o da sinistra. Andiamo insieme all'esercizio. Gamba destra. Spalla sinistra. Il quarto esercizio è un esercizio sull'equilibrio. Consiste nel camminare su una linea immaginaria facendo due serie da 5 ripetizioni e facendo una pausa tra una ripetizione e l'altra di 10 secondi. Vediamo insieme l'esercizio, quindi cammino su questa linea immaginaria. Poi mi giro e ricammino di nuovo senza guardare giù. Se ho paura di perdere l'equilibrio, posso farlo con le braccia aperte. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima lezione.